Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati su Senza Trucco. Realizziamo oggi la cipria per fare il baking, quindi quella che viene utilizzata per rendere di maggiore durata il trucco e per rendere la pelle super luminosa, liscia e setosa. La utilizzo con un bel po' di polveri che però se non avete potete sostituire tra di loro e insomma poi ve le faccio vedere nel box informazioni, vi do delle indicazioni. Ce ne sono alcune nuove che non vi avevo mai fatto vedere, come la lavoro il lisin e la sericite mica, che non vi avevo mai fatto vedere ma che io ho utilizzato. Se non ce l'avete tutte non vi preoccupate, perché le potete scambiare tra di loro, perché comunque sono tutte molto simili, e ad esempio il magneto stearato è comunque un'altra polvere mattificante, insomma. Poi per chi non ha tutti questi ingredienti vi lascio una versione ultra semplice a base di amido di mais nel box informazioni, perché comunque l'amido di mais somiglia parecchio al dry flow, soltanto nel suo utilizzo diciamo secco, e quindi ad esempio se non ce l'avete potete sostituirlo con l'amido di mais. Poi magari se non avete un altro prodotto potreste sostituirlo con il talco cosmetico, come ad esempio il magneto stearato, insomma fate voi. Ed è molto molto semplice, e inoltre noi la realizziamo colorata. Infatti, oltre a pesare le vostre polveri, dovete, questo ovviamente è facoltativo ma io ve lo consiglio, aggiungere poi un po' di fondotinta minerale. Questa è la ricetta, poi insomma ve la guardate, e questo vi evita che con il flash, questo ve lo dico per esperienza personale, possiate sembrare un tantino bizzarre. E questo perché spesso e volentieri è capitato anche ad alcune star tipo Angelina Jolie, e quando viene sfumato male si diventa alquanto strani, e quindi il risultato è tipo questo. E per evitarlo è meglio farla un po' più scura aggiungendo un pizzico di fondotinta minerale. Mescolando le polveri io vi ricordo di utilizzare la mascherina, questa è quella che utilizzo io, super professionale, ma va bene, salutate lo stacchiotto, ma va bene anche un altro tipo di mascherina più semplice, o anche un foulard, qualcosa che vi copra le vie respiratorie. E dopodiché siete pronti per compattare. Io ho mescolato con il grinder, però va bene anche il mortaio. Per compattare realizzo un composto fatto da alcol buon gusto che trovate al supermercato e un po' di fragranza ipoallergenica, questa è la Neutral Body di Glamour Cosmetics. Verso un po' di alcol buon gusto in un contenitore spray e poi inserisco qualche goccia di fragranza. Agito il tutto per fare disperdere la fragranza e poi utilizzo questo composto per metterlo nelle mie polveri e continuare a frullarlo. Questo per evitare, come è successo in passato, che inserendo diciamo il prodotto a gocce compattante si possano creare dei grumi. Quindi io ho preferito innanzitutto mettere meno olio questa volta, ragazzi mi sto specializzando nel compattamento, e poi spruzzare questo composto praticamente a base di alcol, però un po' di olio ci vuole sempre se no non compatta, e continuare a frullare di modo che tutti i grumi si polverizzino, e quindi quando poi andate a compattare viene un composto super liscio, uniforme, sembra comprato. E quindi io utilizzo il grinder, ma vi ripeto potete anche farlo a mano, solo che ci vuole un po' più di tempo, ovviamente alzerete un po' più di polveri, quindi mi raccomando la mascherina, come vedete c'è un mare di polvere attorno a me. Quindi continuo con questo procedimento, le polveri non devono diventare appiccicose, devono restare comunque diciamo libere, si devono muovere, va, se voi spostate diciamo il contenitore non devono restare troppo attaccate alle pareti, lo capirete da soli, altrimenti vi viene un pastone inutilizzabile. Però volendo potete anche lasciarla libera questa polvere, io infatti l'ho fatta in entrambi i modi per farvi vedere che questa formulazione va bene sia per compattare che per lasciarla libera, perché comunque è veramente fantastica. Poi procedete a compattare e come vedete è venuta davvero una cipria da un bellissimo color carne molto molto chiaro, addirittura è ancora più chiaro di come lo vedete così una volta applicata, e davvero ve lo consiglio se volete evitare quell'effetto terrificante che dal vivo non si vede, ma non si sa mai, qualcuno vi punti il flash addosso, quello potrebbe essere l'effetto. E insomma, se capita alle star, figuriamoci a noi, potrebbe capitare e come. E quindi procedo a compattare. Ho diviso il composto in più parti perché non c'entravano nel grinder, però se avete un mixer più grande lo potete fare. E quindi come vedete è tutto super uniforme e liscio, sono polveri davvero spettacolari, sembra un prodotto fatto di silicone una volta applicato. Io vi faccio vedere l'applicazione alla fine del video, perché funziona benissimo, io l'adoro, la uso da mesi, mesi e mesi, e non me ne posso più separare, e vi giuro in commercio non c'è niente di simile.
Io le ho provate tutte e non ho trovato niente di così buono, quindi io questa vi consiglio di farla. Vi costa pochissimo, vi rende tantissimo. Che bella pubblicità! Alla fine spruzzate un po' di questo composto che aiuta a compattare e avrete pronte, diciamo, avete pronta la vostra cipria, anche un'idea regalo carinissima, davvero carinissima e utilissima. Se la volete più scura aggiungete un po' più di fondotinta minerale, se la volete bianca non glielo mettete, era facoltativo, così come diciamo il compattamento. E quella in polvere libera la mettete nelle classiche gerrine, queste hanno pure la spugnetta, sono molto molto carine. E quindi adesso che ho finito passiamo all'applicazione. Per l'applicazione utilizzerò quella compatta, perché io la preferisco compatta, perché vi ripeto è molto volatile, non succede niente, in caso trattenete un po' il respiro, però a me piace di più la cipria compatta, anche visivamente. E quindi io ho già messo il fondotinta liquido, quello che vi ho fatto vedere nella ricetta, e come correttore applico questa BB compatta della Othermal Junsac, che molti di voi mi hanno chiesto, diciamo, il funzionamento, come copre, e come vedete è una bomba, copre tantissimo ed è anche molto pastosa, infatti io non la utilizzo sempre, però mi dà una coprenza e una durata fantastiche, e con questa cipria sopra non si stacca più, dura tutto il giorno. Ci vuole un po' per uniformarla, però è veramente ottima, anche gli ingredienti sono ottimi. E le metto anche un pochettino sul mento e un po' sul naso per creare l'effetto contouring. Poi, picchiettando la spugnetta, questa è in silicone, sulla cipria per baking, la vado a mettere nelle zone dove ho messo il correttore, insomma le stesse zone che si vanno a illuminare per il contouring. Come vedete è super polverosa e rilascia tanto prodotto, non è una cipria compatta, diciamo che è difficile da prendere, ma è molto polverosa e non mi piace tantissimo. E per il baking cosa serve? Serve appunto farlo stare in posa, in questa posizione, per un po' di tempo, almeno 5-10 minuti, di modo che si vada proprio a cuocere, per questo si chiama baking, il fondotinta e il correttore sottostanti. Poi metto un po' di terra, questa mi è stata spedita da Bioteco, una nuova azienda di make-up minerale, ma non solo, fa anche creme. E mi piace tantissimo, mi aveva dato anche una cipria bianca per il baking, però sinceramente, come avete visto, io la preferisco un po' più scura per evitare determinate situazioni. Quindi metto un po' di terra per alzare lo zigomo, utilizzo la tecnica, diciamo, di evidenziare sotto lo zigomo con la cipria, fermandomi, diciamo, sotto la linea perpendicolare alla fine dell'occhio, e sembro magrissima, ma non è vero. Faccio stare ancora in posa, come vedete già è tutto molto più evidenziato, e continuo a truccarmi di modo che la cipria continui a fissare e opacizzare e assorbire tutta la parte grassa, così che il mio trucco sia completamente fermo e immobile e resti così per ore, ore e ore. E poi vado a sfumare il tutto, va benissimo anche un pennello kabuki se non avete questo qui a ventaglio, ed è una cipria che va subito via, e sono proprio polveri così tanto volatili che basta una leggera spolveratina e vanno via, la parte che è assorbita resta attaccata al viso e il resto lo spostate. Quindi poi ripasso, diciamo, un po' di terra, metto un po' di fard e poi un pochettino di rossetto, e questa è la routine che io per adesso faccio spesso, perché niente mi dava una durata così fantastica, il correttore è fermo, la pelle è liscissima, sembra che io abbia messo creme e primer ai siliconi, invece no. E ve la straconsiglio. Quindi io spero che il tutorial vi sia stato utile, spero che lo facciate, e noi ci vediamo al prossimo video, e io mi mando un bacio, ciao.